Diciamo che la storia di Maurizio Chieli, modenese di Zocca, e forse conoscete qualcun altro di Zocca, avete già sentito parlare, però si occupa di tutt'altro, è una di quelle degne di essere raccontate e ascoltate, una storia che ha come invisibile filo conduttore il volo, dall'ingresso in aeronautica militare dove ha il grado di tenente colonnello e all'esperienza in missione nello spazio sullo Space Shuttle Columbia, fino all'attuale attività imprenditoriale sempre nel settore aeronautico. Maurizio, come facciamo in un'ora a raccontare la tua vita? Ah, no, ma ci si riesce benissimo, non è un problema. Volevo dire, se qualcuno, innanzitutto buonasera a tutti, se qualcuno aveva qualche dubbio mi piace volare, non importa con quale mezzo. Tu Luigi hai menzionato, adesso lo prendo in mano qua, Sì, perché forse è meglio. se no mi tocca stare storto. Tu hai menzionato, vengo da Zocca, che è un paese piccolino, qualcuno forse ci sarà stato, non lo so, c'è circa 1500 persone. E non è tanto il paese che è importante, ma la sua posizione che ha determinato praticamente tutta la mia vita. Perché per chi non lo conoscesse, Zocca sta su un crinale, lo chiamano montagna, ma è circa 800 metri, quindi nevica ogni tanto adesso di questi tempi. E quando ero piccolino, che avevo 6-7 anni, mi ricordo che prima volevo fare il pompiere. Come tutti. Come tanti, poi volevo guidare un camion oppure un trattore, ma anche un trattore andava bene. E poi un giorno ho visto passare un aeroplano sopra la mia testa, un aeroplano militare con un grande frastuono, perché essendo su un crinale passavano bassissimi. Ho guardato in alto e ho detto: devo volare, devo fare il pilota. E da allora in effetti non ho mai più cambiato idea. Tra l'altro, il volo per me non so neanche io come è nato, perché è diventata una passione che è un po', che è, non un po', è il motore principale della nostra vita, sia della nostra vita personale che della nostra vita professionale. E a volte me lo sono domandato, ma com'è possibile che una passione nasca così all'improvviso? Perché molte volte nasce perché siamo contaminati dall'ambiente culturale in cui siamo cresciuti, perché i nostri genitori facevano una certa professione, un certo mestiere e noi ci sentiamo naturalmente attratti. Io invece vengo da una famiglia che i miei non hanno mai preso l'aereo. Tra l'altro c'è un aneddoto a questo proposito che ho portato in volo i miei genitori. Portato in volo vuol dire li ho accompagnati su un volo di linea, non guidavo, non pilotavo neppure io, che avevano 85 anni e io ero già astronauta. Ma mio padre mi ha guardato quando ero in volo e dice: ah, Maurizio, sai, tutto sommato volare è bello. Dico: beh, se ti svegliavi prima probabilmente ne potevi approfittare di più. Però così è nato. Quindi per loro il volo era qualcosa di totalmente estraneo. Sì, ma io so che tu a 10 anni, nella notte tra il 20 e il 21 luglio del 69, noi siamo più o meno Eh della sì, stessa generazione, guardavamo le immagini in bianco e nero con Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna. E lì credo che qualcosa è sì, successo, eh. quello è un sogno che è nato così. Avevo 10 anni, io quindi già volevo volare, quindi per me pensare di volare nello spazio, andare sulla Luna, era una grande avventura che però si vedeva solo alla televisione o si leggeva sui giornali, ma che mai avrei pensato un giorno di poterne far parte, anche se, diciamo, una recondita aspirazione o sogno ce l'avevo sicuramente. E un giorno, quando sei arrivato alla NASA, il tuo capo era Sì, John Young, esattamente, che è stato uno di quelli che è che è volato, camminato sulla Luna. che è andato sulla Incredibile. Luna. È veramente i casi della vita, il mondo è veramente piccolo, e poi, soprattutto quando uno lo può vedere, diciamo, da un'altra prospettiva. E dicevo, io volevo volare e da allora non ho mai cambiato idea, sono entrato dopo il liceo, ho fatto il concorso per entrare in Accademia Aeronautica, sono diventato pilota militare prima, poi pilota collaudatore in aeronautica militare di aviogetti a alte prestazioni e poi tutti domandano come si diventa astronauta in Italia, io dico semplicemente leggendo il giornale. Perché mentre ero collaudatore al centro sperimentale di volo dell'aeronautica militare, e tra l'altro in Italia a quel tempo non aveva ancora volato nessuno, quindi pensare di volare nello spazio sembravano di quelle cose come se oggi dicessero andiamo su un'altra galassia e Sì. cerchiamo qualcuno.
di quelle cose che potevano non sembrare. Ma la colpa è di Nicolier, sono andato a Svizzera per incontri al corso e dice, ma sai che cercano. Esattamente, adesso questa la racconto. Comunque era uscito questo annuncio dell'Agenzia Spaziale Europea che diceva cercasi astronauti, leggendo il giornale, perché non era proprio scritto così, però diciamo che il succo era quello. E io ho mandato la mia raccomandata, quando ancora si mandavano raccomandati invece della PEC, sperando che le poste non la perdessero. E poi è iniziato questo concorso con una selezione che ha coinvolto, è stata la prima selezione, veramente la selezione a livello europeo, che ha coinvolto circa 6.500 persone in tutta Europa. Alla fine non sono stati scelti 6, io sono stato l'unico italiano e 2 mesi dopo mi sono ritrovato a lavorare alla NASA. Io che avevo visto la NASA e sognavo della NASA alla televisione da piccolino di fronte allo sbarco sulla Luna, un giorno mi ci sono ritrovato dentro, che è stata una grande emozione quando ho varcato il cancello a Houston, al Johnson Space Center, ed è come qualcuno a cui piacciono gli sport motoristici trovarsi da un giorno all'altro a lavorare alla Ferrari, oppure a chi piacciono le moto, in moto GP alla Ducati. Vedete che non vado molto lontano da zona. È sempre la zona. Sì, in cui si può orbitare attorno. E si va veloce da quelle parti. Sì, piacciono gli sport motoristici, i motori, tutto quello che è meccanico, eccetera. E quindi lì ho cominciato ad addestrarmi come astronauta e tra l'altro voi sapete che gli americani amano catalogare tutto, per cui quando si entra alla NASA non si entra alla spicciolata così come individuo, ma si entra con una classe di astronauti. Quindi sono entrato con il 14° gruppo di astronauti, dove il primo sono i famosi 7 della stoffa giusta per chi ha avuto la possibilità di vedere il film. E per la prima volta eravamo in 24 e per la prima volta c'erano 5 non americani, in inglese gli americani, i non americani li chiamavano alien, ed eravamo veramente degli alieni quando abbiamo iniziato. E 2 europei, un francese ed io, 2 canadesi, che considero americani a metà, anche se loro si offendono se uno dice questo, e un giapponese. E diciamo la NASA aveva accettato per la prima volta in assoluto di avere dei non americani che si sarebbero addestrati secondo l'iter, esattamente lo stesso iter addestrativo degli astronauti americani. Questo non vuol dire che non ci fossero stati degli astronauti europei che prima non avessero volato, c'erano stati, però normalmente erano degli scienziati prestati all'astronautica, quindi avevano volato come payload specialist, cioè come specialisti di carico utile, ma perché nella loro disciplina scientifica erano particolarmente competenti in materia relativa a un particolare esperimento che avvenne quel giorno. Si portava in orbita con quella particolare volavano nel mid deck. Normalmente in orbita avrebbero svolto tutte le attività relative all'esperimento, ma per quanto riguardava l'interfaccia del volo vero e proprio e del veicolo non potevano toccare niente se non la cucina e il bagno, perché comunque queste sono attività obbligatorie, ma non perché non fossero capaci, ma perché non avevano ricevuto in quel momento l'addestramento specifico, anche perché i mezzi, i veicoli spaziali sono estremamente complessi e fare un passo falso è qualcosa. Anche perché poi ho volato come fly engineer, quindi eri nel cockpit dietro comandante pilota, quindi eri responsabile di gran parte di tutti gli switch che si vedono. Parte degli strumenti dopo farò vedere nella cabina. Quindi è una bella responsabilità. Beh, insomma, diciamo abbastanza. Diciamo, per un non americano sicuramente tanto, si dice. Esattamente. E lì ho iniziato ad addestrarmi come astronauta. Normalmente l'addestramento di un astronauta dura circa un anno e mezzo, da un anno e mezzo, anche oggi con la stazione spaziale, perché dicevo i veicoli sono estremamente complessi. Le operazioni sono complesse, si parte dallo studio, diciamo, dei dettagli di sistema per sistema, fino a poi cominciare a
partecipare a quello che vengono chiamate delle simulazioni in cui si mette insieme un pseudo equipaggio, non c'è ancora una missione ben definita per ciascuno di noi in quel momento, ma si mettono insieme un po' di quattro persone in un pseudo equipaggio dove ovviamente c'è un comandante, un pilota, ognuno mantiene una certa posizione e ci si addestra del vedere, ci addestra per fasi di volo in quel momento lì. Quindi lì è la prima volta che si comincia verso la fine di questo addestramento a vedere quali sono l'insieme delle operazioni per il lancio, per il volo orbitale o per il rientro. E quando uno entra alla NASA, dicevo prima, non entra come astronauta, entra come candidato astronauta. Astronaut candidate. Sì. E poi alla fine di questo anno e mezzo, viene qualificato astronauta, anche se non si è ancora sollevato di un millimetro da terra. Però comincia a avere il parcheggio tuo. Esattamente. Non ancora. No, questo deve essere assegnato la missione. Esattamente. Sì. Quindi uno viene e diventa astronauta con il team di astronauta, che dicevo, anche se non si è mai sollevato da terra. E io, diciamo, mutuando un'espressione dell'Accademia Aeronautica, ho detto che uno è passato da candidato astronauta a pinguino, perché ha le ali, non ha ancora volato, non sa ancora volare. Da lì in poi uno può essere assegnato ad un volo, e questo può accadere. Diciamo che quando volavo lo shuttle c'erano molte più possibilità, c'erano anche molti più astronauti. Nell'ufficio degli astronauti c'erano circa 160 persone quando sono arrivato io, oggi ce ne sono circa 50, per darvi un'idea, perché i voli sono molto più lunghi, ma le possibilità di volo sono molto più limitate. E quindi uno, diciamo, a un certo punto si è entrato in rotazione, ma non ha, nessuno gli diceva, era un po' vivere un po' con questa carota che penzolava davanti al naso, solo che quando uno cerca di prenderla si spostava sempre in avanti. In 95 poi alla fine, esatto, ti arriva questa soffiata, sì. Sotto banco. Noi eravamo 24, dicevo prima, siccome non avevano ancora inventato uno shuttle che potesse caricare 24 persone, ci sarebbe stato un primo e un ultimo. Beh, la differenza tra essere assegnato, il primo è stato assegnato e l'ultimo, è stata di quasi 7-8 anni. E quando uno è nel pieno della propria maturità professionale, aspettare 7-8 anni è comunque pesante, soprattutto perché non è un attendere con qualcuno che ti dice volerai tra 7 anni, è un attendere di giorno in giorno, quasi uno stillicidio. Forse domani, poi circolavano i rumors dentro al corridoio, domani forse tocca a te, poi uno vedeva assegnato un altro straniero, quindi sapeva che nella missione successiva non poteva esserci lui, ma sarebbe dovuto aspettare un altro po', insomma è comunque abbastanza snervante. Oggi forse molto di meno, perché le possibilità di volo sono molto più definite e quindi forse si aspetta qualcosa in più, ma si aspetta con cognizione di causa, e quindi secondo me è anche relativamente più semplice. Abbiamo capito che ci vuole molta pazienza. Esatto, è la prima qualità dell'astronauta, la pazienza. Quando domandano quella carriera di astronauta, dico sempre la pazienza. La pazienza è una delle doti. Esatto, poi lo dicevi tu, circa 7 mesi dopo che avevo terminato il corso di base, sono finalmente stato assegnato ad una missione. E lì il primo segno tangibile di uno che ha assegnato la missione è che gli danno un parcheggio, perché normalmente come candidato astronauta, oppure anche quando è finito il corso, per chi è stato a visitare il centro spaziale potete immaginare che è un centro molto molto grande, quasi una città, e da ultimo arrivato parcheggi veramente molto lontano, no? Certe volte quando devi correre in ufficio sotto gli acquazzoni o il sole cocente, insomma, così. Invece nel momento in cui viene stata la missione, danno un bel parcheggio col tuo nome sotto l'ufficio. E quello è il primo segno tangibile che differenzia tra chi ha segnato e chi non è assegnato. Ovviamente è una battuta. Senti, ma sei assegnato a STS 75, sì. E non è un caso. No, non è un caso, perché diciamo gran parte del carico utile era, anzi il carico principale di questa missione era italiano. Si è visto, si trattava di un satellite al filo, perché se lo ricorda, al filo, perché rimaneva attaccato allo shuttle e noi dovevamo srotolarlo. Era un filo con un diametro di 2 mm, ma lungo 21 km.
Quindi noi abbiamo srotolato questo satellite collegato a questo filo ed era un'esperienza di elettrodinamica. Cioè volevamo ripetere nello spazio quello che normalmente si studia al liceo o a fisica 1 o in qualche facoltà scientifica. E cioè che quando si fa muovere un circuito chiuso all'interno di un campo magnetico si induce una corrente che è proporzionale all'intensità del campo magnetico e alla velocità di rotazione del circuito. Noi volevamo utilizzare la Terra o il campo magnetico della Terra. E lo shuttle e il satellite col filo rappresentavano il circuito che non è chiuso, e dietro a questa cosa c'era una teoria, c'era della fisica teorica molto spinta, però lo shuttle si muove a 8 km al secondo in orbita, quindi volevamo vedere che era possibile generare corrente. E l'avete generata, anche parecchio. L'abbiamo generata. Tanta che poi... Sì, esattamente. E ovviamente non è corrente gratis, magari fosse così, non c'è nulla di gratis, però si genera corrente sfruttando appunto il campo magnetico, ma a spese ovviamente dell'orbita, che se uno continuasse per molto tempo tenderebbe a decadere e ad avvicinarsi alla Terra. Però l'idea era quella di utilizzarlo anche su altre missioni spaziali per poter generare corrente di punta in particolari necessità della missione, perché l'energia è la cosa più importante che uno deve avere quando uno è in orbita, perché senza quella non si può far funzionare nessun sistema che ti mantiene in vita nel vuoto più assoluto. Però portare dei pannelli solari, portare dell'idrogeno e dell'ossigeno costa, e allora normalmente uno tende a portare su quello che serve di media, ma quando ne serve di più, noi lo sappiamo a casa, quando attacchiamo due o tre cose facciamo saltare il contatore, e lì invece non si può far saltare il contatore, ci sarebbe stato bisogno di avere della possibilità di generare energia in aggiunta. Il refly di Tether, sì. Perché avevo volato con l'STS-46 con Franco Malerba, sì, che è stato il primo italiano. Purtroppo il filo si è srotolato di 256 metri, esatto. E quindi l'esperimento si era bloccato. Chi era la colpa alla fine? Va la colpa, ovviamente. Gli italiani dicono che era degli americani, gli americani dicono che era degli italiani, però la realtà sta che nella missione di Franco. Questo filo lungo 21 km era avvolto in un rocchetto, un po' come il filo da cucire, e stava tutto montato su una trasse, una struttura meccanica che aveva avuto delle lavorazioni meccaniche, e c'era un bullone che era troppo lungo e che a un certo punto ha bloccato. Quanti milioni di fumo? Ah, tanti. Tanti milioni, sì, di sì, sì. Però per me va bene, perché così ho potuto rivolare. Ma il bullone l'hai messo tu? Non l'ho messo no, io. No, io ancora non ero coinvolto. Okay. No. E va bene. Quindi dopo qualche anno da questa fase di addestramento mi sono ritrovato qua. Seduto dentro lì. Sì. Parte, credo che ci vuole un attimo. Speriamo che l'audio... Many of them also suck. I saw this on the computer, so I finally drove the ball and made this critical process. He learned 17 subjects in the potete immaginare, volare nello spazio dal punto di vista personale è un'emozione unica, e
per tante cose anche un viaggio verso l'ignoto, è così, un viaggio verso l'ignoto, perché per quanto uno sia preparato quando parte, dal punto di vista tecnico, perché l'addestramento è talmente intenso e ripetitivo che sai esattamente che cosa fare, quando farlo, perché farlo e come farlo, però per esempio ci sono degli aspetti che uno non è in grado di replicare a terra, a partire dal fatto che uno non sa come si sentirà fisicamente una volta arrivato in orbita. Sapete, poi qualcuno se ha qualche domanda, andare in orbita c'è il cosiddetto mal di spazio, che è molto simile al mal d'auto o al mal di mare, che può impedirti a volte per certi tanti giorni anche di poter lavorare in maniera serena. E quindi quando uno parte è veramente un qualcosa, cioè, di molto emozionante per quello che si vede, per quello che si sente, perché la partenza la si sente con tutti i sensi del corpo e poi uno arriva. Ma c'è anche un altro senso, quello dell'olfatto. Sì, quello dell'olfatto. Come hai fatto a trattenerti? Poi non ce l'hai fatta. Non ce l'ho fatta. E quindi ovviamente questo è un aneddoto a bordo. Circa 40 minuti, che poi racconto anche nel libro, circa 40 minuti prima del lancio, dopo che uno è salito a bordo dello Space Shuttle, viene chiuso l'oblò e c'è tutta una serie di controlli che vengono fatti fino all'accensione dei motori e poi al lift off. Circa 40 secondi prima del lancio c'è un controllo in cui si pressurizza un po' di più del normale la cabina di pilotaggio per controllare che il buon funzionamento di valvole di sovrappressurizzazione. Quindi si inietta dell'aria in pressione superiore a un'atmosfera per vedere che queste valvole si aprono e sfumano. Quando noi abbiamo fatto questo esperimento, questo test che viene fatto controllato da terra, subito dopo, a un certo punto, io ero seduto, un po' emozionato perché è il mio primo volo, e a un certo punto sento un odore di banana, ma non osavo dire niente perché, a parte che tutte le comunicazioni, anche quelle tra di noi a bordo, è tutto registrato e quelli a terra ti ascoltano in quel momento, quindi non volevo passare poi alla storia, italiano, poi, dico, non volevo passare alla storia come quello che a 40 minuti da un lancio sente odore di banana dentro alla cabina. Fermano tutto e si fanno scendere. Un odore che però diventava sempre più intenso. E a un certo punto ho visto il comandante, il pilota, che tappando il microfono, esattamente come faccio io in questo momento, parlavano tra di loro e, siccome c'era ancora il casco aperto, sentivo banana. E allora a quel punto lì ci siamo tutti e tre messi a ridere quasi in maniera istantanea, ma il segreto e l'inghippo c'era, perché noi ci possiamo portare dietro della roba da mangiare, ovviamente. In particolare c'era un membro dell'equipaggio, Jeff, che ama molto le banane, ma molto mature. A parte che mi sono sempre domandato, stai via 16 giorni, non c'è bisogno di portarsi una banana matura dall'inizio, prendene una qualsiasi, tanto prima o poi diventa matura. Invece lui ha portato questa banana matura, tutta tagliata a fettine, messa in un sacchetto tipo un ziploc, non so se avete presente, sì. Stivata lì, ma con questa variazione di pressione, sovrappressione e depressione, lo zip si era aperto e quindi c'era questo odore di banana matura che aleggiava in mezzo alla cabina dello shuttle, quindi ci siamo tutti messi a ridere e io mi sono messo a ridere il doppio, perché uno per diciamo la situazione che era talmente ridicola, due perché mi immaginavo tutte le persone che stavano fuori, che erano venute anche a vedere il lancio e che immaginavano, 40 minuti dal lancio, chissà come saranno tesi dentro la cabina dello shuttle, invece noi stavamo parlando di banane in quel momento, e quindi questo è. Beh, ma hai sentito stemperare la tensione. Sicuramente. Infatti, infatti adesso voi vedete qua una foto dello Space Shuttle. Lo Space Shuttle ha volato per 30 anni, 135 missioni, da aprile 81 a luglio 2011, con due grandi incidenti. Uno il 26 di gennaio dell'86, il Challenger, qualcuno se lo ricorderà, che è esploso in volo, e l'altro il primo di febbraio del 2003, tra l'altro il Columbia, che è lo stesso veicolo su cui ho volato io durante la fase di rientro.
Lo shuttle è una macchina la macchina volante più complessa in assoluto che io abbia mai potuto vedere. E lo vedete qui al momento del lift off, pesa circa 2500 tonnellate, ha 3500 tonnellate di spinta, che in parte, non c'è un laser pointer purtroppo, che in parte vengono dai motori principali dello shuttle, che sono quelli posti direttamente dietro la navetta, che vengono chiamati motori criogenici, perché bruciano idrogeno ed ossigeno liquido, vuol dire a meno 260 gradi, che è contenuto 5 milioni di litri in questo grande serbatoio marrone. E poi un'altra parte della spinta deriva dai due booster a propellente solido. La grande differenza che c'è tra i booster a propellente solido e i motori criogenici è che mentre i motori principali possono essere modulati e spenti più o meno in qualunque fase della traiettoria, i booster a propellente solido quando si accendono non si possono più spegnere, perché bisogna aspettare il termine della combustione, che normalmente è attorno ai 2 minuti dal lancio. Per cui molte volte durante la fase addestramento, quando si accendevano i booster, per dire certe emergenze che ci davano con certi scenari, non sapevamo esattamente dove stessimo andando, ma di sicuro quando si accendono si parte, non c'è niente che ti possa più trattenere a terra. E volare nello spazio vuol dire accelerare da quota zero, velocità zero, a 400 km di quota, a oltre 28.000 km all'ora in poco più di 8 minuti e mezzo. Quindi quando si accendono i motori le cose cominciano a cadere con una certa cadenza e con una certa velocità. Normalmente la traiettoria, per chi la vede, è molto ripida all'inizio, perché si tende ad uscire dagli strati densi dell'atmosfera, si sale fino a circa 120 km di quota, quasi in verticale, e al termine di questa prima parte della salita si raggiungono 10 volte la velocità del suono, dopodiché la traiettoria diventa quasi orizzontale e lì si accelera veramente in maniera incredibile. Pensate che ogni 15 secondi si incrementa la propria velocità dell'equivalente della velocità del suono. Quindi uno viaggia in questo momento a 10 volte la velocità del suono, dopo 15 secondi è a 11, dopo altri 15 secondi a 12, altri 15 secondi a 13 volte la velocità del suono, il tutto fino a 25, che è la velocità che necessita per poter entrare in orbita attorno alla Terra. Ed è una corsa entusiasmante. Dopo 8 minuti e mezzo, nel momento in cui, anzi nel mio caso 8 minuti e 28 secondi, nel momento in cui vengono spenti i motori, ci si ritrova, molti dicono a gravità zero, invece in totale assenza di peso, e si comincia a galleggiare. Per un pilota non è una sensazione nuova, perché chi è abituato a aeroplani da caccia sperimenta anche il volo a 0G, come viene definito. Il problema è, quindi, sono arrivato lì quando sono spenti i motori, sì, conosco questa sensazione. Il problema è che non finiva mai. Mentre su un aeroplano dopo 10, 15, 12, 20 secondi, massimo 25 secondi, si ritorna a un G o a G superiori. Nello spazio si rimane in assenza di peso per tutta la durata della missione fino al momento del rientro. Chiaramente ci sono i voli a 0G, i famosi, sì. Ne hai fatto uno recentemente con dei ragazzi disabili. Sì, però per 25 secondi alla volta. Esatto, sulla Terra puoi fare queste parabole e poi dopo hai 2G in discesa, sì, e via dicendo. Chiaramente nello spazio, e questo già crea delle scompensi, ti modifica, cioè sì, diventi, sì, un uomo spaziale, quindi non un uomo terrestre. Lì cosa cambia in quel momento? Ma ci sono, diciamo, due effetti, quello che uno vede. Per la prima volta è confrontato, diciamo, con i propri sintomi rispetto al mal di spazio. Ovviamente gli effetti sono due. Innanzitutto c'è un deflusso di liquidi dalla parte bassa del corpo verso l'alto, è come se vi appendessero la testa in giù. Per un po', perché i liquidi si redistribuiscono all'interno del corpo in modo omogeneo, per cui uno sente la testa pesante, gonfia, io avevo le sine chiuse, avevo tutti i sintomi del raffreddore senza avere il raffreddore. E poi, ma nel giro di pochissime ore, quando guardavo i miei compagni di viaggio,
A un certo punto mi scappava da ridere perché non li riconoscevo quasi più, talmente erano sfigurati in faccia. E poi il sorriso mi è passato quando mi sono visto allo specchio e non mi sono riconosciuto. E però dopo 2 o 3 giorni uno ritorna normale perché si va in bagno parecchie volte, si elimina una buona quantità di liquidi, non si ritorna esattamente come sulla Terra, tanto che le facce degli astronauti vengono definiti puffy face, perché uno è un po' gonfio, così, però si ritorna, diciamo, più o meno è normale. Questa è una prima parte. Quello che invece è, diciamo, più difficile per abituarsi è la parte della vestibolare, quella dovuta all'orecchio interno, il senso dell'equilibrio. Noi stiamo in piedi per questi famosi peli che sono dentro l'orecchio interno, che sentono il vettore gravità, e quindi quando cadiamo sentono lo sbilanciamento e ci dicono: guarda che stai andando verso l'indietro. Ovviamente in assenza di peso questo input non ha più ragione di essere, perché non c'è più alto o basso, non c'è più il più pesante, il più leggero, non ha più senso, qualunque posizione è uguale, il corpo è totalmente confuso, tanto che se uno, e non lo vedrete mai, un astronauta che arriva in orbita e fa movimenti di questo tipo o così, perché nel momento in cui uno gira la testa di scatto si sente precessionare, quasi cadere all'indietro in maniera come quando ha bevuto qualche bicchiere in più qualche volta. Infatti quasi tutti si muovono, i primi giorni ci si muove con tutto il corpo, un po' rigidi così, e poi però il corpo è una macchina, il corpo umano è una macchina incredibile, dopo due o tre giorni si adatta perfettamente, questi sintomi in genere spariscono e uno può cominciare a fare capriole, a divertirsi, a sfruttare anche questa terza dimensione. Ma poi torni indietro, quando torni indietro, c'è l'effetto opposto. Terrestre, no? Esattamente, sì. C'è l'effetto opposto, c'è tutto un tempo necessario per abituarsi di nuovo alla gravità terrestre, che normalmente dura più o meno, è 1 a 1 con la durata del tuo volo. Quindi ci metti 2 settimane per riprendere. Sì, cioè, nel mio caso quasi 2 settimane. E la prima notte sei caduto dal letto? No, la prima notte non sono caduto dal letto, ma quando mi sono svegliato la mattina dopo ero tutto irritato da una parte e non riuscivo a rosso, e non riuscivo a capire perché. E poi mi sono reso conto che ero rosso nella parte in cui ero appoggiato al materasso, perché il corpo non era più abituato a essere appoggiato a qualcosa, perché in orbita si dorme praticamente a mezz'aria, non c'è nessun problema, come uno si mette sta comodo. Dico sempre, è impossibile svegliarsi al mattino con il torcicollo, come qualche volta succede quando andiamo in trasferta per lavoro, perché nell'albergo dove siamo andati il cuscino era troppo alto, ecco, lì non c'è bisogno, come uno mette la testa sta comodo. Invece quando sono tornato a terra il corpo si è riabituato. Vabbè, però siete anche preparati fisicamente. Sì, sì, esattamente. E ragazzi, non funziona. Ci mette un po', ecco. Ah, oh, torni indietro, ecco qua. Allora, voi sapete che tutte le missioni, questa è una foto è stata scattata a Cape Canaveral, che è lo spazio porto per eccellenza, tutte le missioni abitate americane sono partite da Cape Canaveral, però Cape Canaveral non è solo uno spazio porto, è anche una grande riserva faunistica. Tanto che ci sono anche coccodrilli, perché è in Florida, tanto che ti consigliano quando sei lì di non andare in giro da solo di notte a piedi, in queste parti qua, sempre in macchina. E, però come vedete, a me piace tanto mostrare questa fotografia, perché in un singolo fotogramma c'è il massimo della tecnologia umana applicata al volo con il massimo della tecnologia naturale applicata al volo, che in quel momento sono degli uccelli. Ma erano perplessi. Erano un po' perplessi. Perché non hanno capito cosa stava accadendo. No, non so che cosa dire. Ok, questa è la foto della cabina dello shuttle. Che vedete qua, dicevo che è una macchina estremamente complessa, questa è già la versione rimodernata, perché la versione prima era quello con cui anche ho volato io, era con tutti gli indicatori elettromeccanici, che questo è stato un po' anche il motivo per cui nel 2011 si è deciso di abbandonare questa macchina incredibile, perché era divenuta di difficile mantenibilità. Noi eravamo 7 più 1, poi spiego il più 1, perché eravamo 7, normalmente sullo shuttle c'erano
due piani, quattro al piano di sopra, tre al piano di sotto. Normalmente chi sta al piano di sopra ha più attività legate alle fasi dinamiche del volo, tipo il lancio e rientro. Chi sta sotto normalmente più è dedicato all'attività scientifica per l'attività in orbita. Dico 7 più 1 perché quando si parte per una missione spaziale ovviamente è tutto molto procedurale, abbiamo tante operazioni, tanti checklist eccetera, e il peso dei checklist che avevamo a bordo era circa 70, quindi era quasi come se fosse una persona, che ci portavamo dietro il peso di una persona in procedure e carta. Questo qua che vedete è una foto scattata dallo shuttle. La prima cosa che succede quando si arriva in orbita è necessario aprire le porte della stiva di carico, perché all'interno di questo era anche uno dei miei primi compiti che ho effettuato, all'interno della stiva delle porte della stiva di carico sono dei radiatori che servono per mantenere il condizionamento termico sia della cabina che degli esperimenti che avevamo all'esterno. Quando ho volato io non c'era ancora la stazione spaziale, quindi dovevamo cambiare un razzo in una piccola stazione spaziale per poter svolgere gli esperimenti che avevamo a bordo. Qui siamo tolti il casco, tra un po' ci toglieremo anche le tute e poi, scusate il gioco di parole, ma lo spazio all'interno di un veicolo spaziale è estremamente limitato. Per cui la prima cosa da fare era togliere addirittura i sedili sui quali noi eravamo alloggiati durante la fase di lancio per creare un po' di spazio per poterci vivere ed operare. Ora ci sono delle cose che è molto più facile fare a terra che non in volo e altre che è più facile fare in volo che non a terra. Beh, questa è una delle seconde, perché questo sedile a terra pesa circa 70 kg e sarebbe impossibile per me muoverlo con un dito così come sto facendo in quel momento. Noi avevamo una missione di 16 giorni praticamente con due obiettivi principali, il primo di 3 giorni dove c'era il rilascio di questo satellite al filo, la seconda parte di 13 giorni dove avevamo degli esperimenti di fisica dei materiali alloggiati nella stiva di carico, quindi esposti a vuoto. E poi avevamo un altro esperimento in cui davamo fuoco a degli esemplari di carta all'interno della cabina di pilotaggio. Uno dice, vabbè, non c'è bisogno di andare nello spazio per dar fuoco a un pezzo di carta. No, invece era molto importante perché ci sono due cose che sono estremamente pericolose per chi viaggia nello spazio. Una è la depressurizzazione della cabina, come un po' quella sull'aereo, perché l'aria esce, l'ossigeno con l'aria ovviamente, e quindi si muore istantaneamente. E l'altro è il fuoco a bordo, un po' come il fuoco quando uno ha un fuoco nella propria casa, nell'appartamento, solo che non si può scappare fuori. E ovviamente il fuoco da fumi tossici, poi ha poi degli effetti sull'impianto elettrico, sull'impianto, sui sistemi elettronici dello shuttle, potrebbe pregiudicare il rientro. Quindi noi davamo fuoco agli esemplari di carta perché gli scienziati volevano vedere di creare un modello matematico di propagazione della combustione in assenza di peso per poter mettere a punto degli avvisatori di incendio per altre missioni. Questa è una cosa che è scattata durante la fase di rilascio del satellite e vedete che nello spazio c'è una contiguità fisica a bordo che difficilmente uno sperimenta sulla Terra, si è proprio molto vicini con parti del corpo dei tuoi compagni di viaggio che si accavallano uno sopra l'altra, a volte non è neppure la parte più nobile del tuo collega con quale tu vieni a contatto. Però ognuno ha i suoi compiti ed è tutta una coreografia che viene preparata con diverse simulazioni a terra, perché quando sei lì non c'è proprio tempo per pensare cosa deve fare uno, cosa deve fare l'altro. Infatti Nicolia ti guarda, dice, esatto. Vediamo. Bisogna essere quasi andare quasi in automatico. A bordo dello shuttle, come della stazione spaziale, non c'è né un frigorifero né un forno. Quindi una parte del cibo uno se la può portare dietro fresca, però vedete che io lavoravo in maniche di camicia, dentro ci sono dai 22-23 gradi, se uno si porta della frutta o una banana, per esempio, dopo 2-3 giorni va male, un po' come va male sulla Terra. Tutto il resto del cibo è cibo liofilizzato, lo vedete qui sulla destra. Questo pacchetto giallo sono delle uova sbattute, quello più scuro sono degli spinaci, e circa 2 mesi prima del lancio un equipaggio, invece di andare a mangiare alla mensa della NASA, va a mangiare alla... Terribile, peraltro.
quasi, va a mangiare in questo particolare edificio dove vengono impacchettati questi cibi e gli viene dato un menù con circa 350 cose diverse. Può assaggiare quello che vuole, circa un mese prima del lancio deve decidere cosa si porterà in orbita. Quindi quando sono partito sapevo che il giorno 3 a mezzogiorno mi ero scelto alcune cose, il giorno 5 alla sera delle altre e così via per i 16 giorni della missione. Poi uno va in orbita, quando si tratta di andare a mangiare va a aprire il proprio cassetto dove sono tutti i cibi contenuti, guarda dentro e si domanda dove stava con la testa quando ha scelto certe cose, perché alcune sono immangiabili. Il parmigiano, il tortellino, qualcosa l'ha fatto portare. Luigi ha pensato il parmigiano perché c'era una mezza tradizione della NASA che quando volava, diciamo, un astronauta non americano, gli dava la possibilità di portarsi dietro qualcosa del proprio paese. Allora la nostra era una missione internazionale, perché c'era uno svizzero, un americano, diciamo uno del Costa Rica naturalizzato americano, e due italiani, lui uno io. Allora io mi sono portato il parmigiano, lo svizzero della cioccolata e quello del Costa Rica dei fagioli. Quindi siamo uno scambio. Ci siamo pure fatti un burrito in orbita, un po' con delle. Va bene, non è così triste. Sì, allora, sì. Diciamo che abbiamo dato sfondo alla fantasia. E lanciare un chilo in orbita al giorno d'oggi costa circa 10.000 euro, tra gli 8 e 10.000 euro, quindi il tempo è veramente denaro, per cui quando noi siamo andati su lavoravamo 24 ore, cioè, diciamo l'attività era 24 ore su 24, ovviamente non ciascuno di noi, eravamo divisi in due turni separati, un po' come si fa in fabbrica. Delle 24 ore terrestri, uno ne sta sveglio a 16, ne dorme 8, delle 16 che sta sveglio, ne lavora 12 e poi c'ha 2 ore prima e 2 ore dopo, perché quando ci si alza bisogna lavarsi i denti, pettinarsi, prepararsi, eccetera. Stessa cosa quando uno deve andare a letto al termine della giornata. Quindi ti hanno pagato gli straordinari? Poi ti racconto un aneddoto pure sugli straordinari, sulla trasferta. Per dormire, dicevo prima, uno galleggia, per noi dormivamo in queste cuccette, un po' come quelle del treno. All'interno c'era un sacco a pelo agganciato ai quattro lati, ovviamente il sacco a pelo galleggia, uno si infila nel sacco a pelo, chiude, anche se si chiude col velcro, galleggia lo stesso anche dentro al sacco a pelo. E poi sono degli astronauti che non riescono a dormire se non hanno il cuscino. Per cui la NASA, che è un'organizzazione altamente tecnica e scientifica, aveva messo a punto questa cosa. Poiché non si può appoggiare la testa al cuscino, perché tutte e due galleggiano, però si può appoggiare il cuscino alla testa con una striscia di velcro sulla fronte, quindi c'erano persone che dormivano agganciate al cuscino così. E poi noi avevamo, nello spazio non si fa attività, non si fa fatica fisica come la conosciamo qui sulla Terra, e per fare ginnastica, per mantenere una certa tonicità cardiovascolare, bisogna utilizzare o, come in questo caso qua, una cyclette, ma non sia mai che un astronauta utilizzi una cyclette, un astronauta utilizza un velo ergometro, oppure come si fa adesso sulla stazione spaziale, non si possono sollevare dei pesi, però si può esercitare la muscolatura contro la resistenza di un elastico o contro quella di un martinetto idraulico. A questo proposito ho un aneddoto: che a me piace molto andare in bicicletta anche adesso sulle Alpi, da bici da corsa, da strada. Il caso ha voluto un giorno che mentre mi stavo facendo attività da ciclismo su questa bicicletta, lo shuttle fosse girato completamente verso la Terra, perché voi sapete che lo shuttle deve volare con il muso in avanti solo durante le fasi atmosferiche del volo, come un aereo, ma fuori dall'atmosfera si può volare, come si dice in gergo, con qualunque assetto, quindi di fianco, a testa in giù, con la coda che punta alla Terra, non c'è più atmosfera, quindi non ci sono più forze aerodinamiche sulla navetta. Il caso ha voluto che quel giorno lì, mentre pedalavo, lo shuttle fosse rivolto dando le due finestre superiori verso la Terra e si stesse muovendo nella stessa direzione in cui io stavo pedalando. Per cui ho un record che neppure Nibali mi può battere, perché ho fatto il giro del mondo in bici in 90 minuti. Grazie. Sfido chiunque a provarci.
E poi ovviamente dallo spazio si vede la Terra in maniera totalmente diversa. Molti pensano che si veda la Terra come una pallina, ma quella lo si vede solo da distanze, diciamo, prossime a quelle della Luna, cioè 400.000 km. Quando uno va in orbita sulla stazione spaziale o sullo shuttle, che si chiama orbita bassa terrestre, sono circa 400 km. Volendo sono 3 ore e mezzo di macchina se uno potesse guidare in verticale. E quindi quando uno guarda giù non vede la Terra come una pallina, ma vede la Terra a dimensione di continente. Guarda giù e vede l'America da orizzonte a orizzonte, l'Australia o l'Africa. Però è già una distanza sufficiente per apprezzare molto bene la curvatura della Terra e soprattutto quella piccolissima striscia azzurra che vedete là, che è l'atmosfera, che è quella che mantiene la vita sulla Terra così come noi la conosciamo. E se pensate alle dimensioni della Terra equivalenti a quelle di una pesca di medie dimensioni, lo spessore relativo dell'atmosfera è equivalente allo spessore della pelle della pesca, quindi infinitesimo. E questa è veramente una cosa impressionante da vedere, molto emozionante, anche perché la si vede, come vedete qua, con il background nero dell'universo, e questo fa sicuramente una certa impressione. Grazie per la foto, perché almeno sappiamo che la Terra è rotonda, sferica. Qualcuno che sostenga che è ancora piatta. Che è piatta. E io sono partito pensando che la Terra fosse scura, che il cielo fosse blu, che Zocca fosse il centro del mondo. Sono dovuto tornare e mi sono dovuto ricredere su tutte e tre le cose. Zocca purtroppo non è centro del mondo. La Terra non è scura ma è blu, perché gran parte del nostro pianeta non per niente lo chiamano il pianeta blu, perché quasi 3/4 del nostro pianeta è fatto di acqua, quindi il colore predominante è il blu, e il cielo è nero, ma un nero così intenso io onestamente non l'avevo mai visto. È veramente un'intensità incredibile e anche questo molto impressionante, paragonato agli altri colori che sono predominanti, un po' quelli che ho voluto riportare sulla copertina del mio libro, che sono il blu, il nero e il bianco, il blu della Terra, il nero del cielo, dell'universo, e il bianco delle nubi che circondano il nostro pianeta. E poi qui possiamo fare un piccolo giro della Terra in alcune immagini. Tante persone pensano anche che sia molto facile riconoscere determinati punti della Terra, perché uno ci vola attorno e quindi riconosce bene i punti. Non è sempre così, alcuni punti sono facilmente riconoscibili, altri molto di meno, tanto che normalmente si studia geografia dallo spazio prima di partire, perché molte volte ti viene richiesto di fare foto di particolari punti sulla Terra e tutto il volo hai forse una, massimo due possibilità, perché le orbite non ripercorrono lo stesso tragitto sul terreno rispetto alla Terra. L'orbita precessiona e poi precessionando ovviamente ci si sposta in una certa direzione, quindi quando la parte giorno di quando tu sei partito, dopo circa 15 giorni diventa la parte notte, e quella che è la parte notte diventa la parte giorno. Però ci sono tanti, si fa un giro della Terra ogni 90 minuti, quindi ogni 90 minuti c'è un'alba e un tramonto 16 volte al giorno, e circa 45 minuti di giorno, 45 minuti di notte. Però ci sono zone della Terra che è molto facile riconoscere, come questa qua, vedete il Cairo con le tre piramidi in lassù, che sono molto ben definite. Questo è il Nilo, e vedete il delta del Nilo in alto, quel punto luminoso è il Cairo. L'altro punto un po' meno luminoso, ma dove ci sono molte luci, la depressione di Al-Fayoum. Poi seguite tutto il corso del Nilo, dove c'è questa grande ansa, che è un punto molto facilmente riconoscibile dallo spazio, è l'ansa dove c'è Luxor con la valle dei templi, forse qualcuno ci sarà stato. Questa per me è una foto che in un singolo fotogramma c'è il prima, il durante e il dopo. Quei due puntini che vedete là, quindi più sulla destra, sulla costa, noi siamo partiti da una di quelle due piattaforme qualche giorno prima di questa foto. La macchia nera che vedete qua è la coda dello shuttle, che in quel momento vola con la coda puntata verso la Terra, e quella striscia bianca là è la pista di atterraggio che dobbiamo centrare da lì a qualche giorno, che è poco più lunga e poco più larga della pista della Malpensa. Solo che bisogna centrarla partendo dall'altra parte della Terra. E quando uno pensa alla tecnologia, che cosa è la tecnologia?
in questo caso applicata all'aerospazio, ti permette di fare qualcosa di veramente incredibile. Vabbè, questo lo riconoscete, noi siamo lassù, in questo momento, un punto lassù. Questa è una delle città più belle d'Italia, Venezia, si riconosce con la laguna, l'aeroporto di Marco Polo. Questa è Milano, questa è anche qui un lago molto vicino, il lago di Como. Ovviamente messo in un'altra direzione, perché quando si passa con l'orbita si fotografa così come viene, noi siamo sempre abituati a vedere sulla carta geografica da sud a nord o viceversa. Questo è Torino, dove io attualmente abito, e questo qua è Dubai con le due palme. Questo è il lago Titicaca, possiamo abbassare leggermente le luci così si vedono, si vede un po' meglio. Il lago Titicaca al confine tra Perù e Bolivia, il lago più alto del mondo, e queste sono delle dune, una foto delle dune prese nel deserto del Sahara, quasi un quadro astratto. E queste invece sono dune prese sulle coste, una foto presa sulle coste della Namibia, in Africa sud-occidentale. E poi non è bello solo guardare verso la terra, ma è bello guardare anche verso l'alto. E questa è una foto dell'aurora boreale, che è uno spettacolo per chi ha potuto vederlo anche dalla terra, perché non c'è bisogno di andare nello spazio, perché è una cosa del genere, anche se dello spazio è molto più emozionante. È un qualcosa di altamente dinamico. Non è una visione statica, ma queste nubi si muovono in maniera continua. E io ho volato tra il mese di febbraio e il mese di marzo, l'anno in cui ho volato, e abbiamo sorvolato più volte la catena dell'Himalaya in totale assenza di nubi. Quindi quello che vedete qua sono tutti gli Himalaya, quel fiume che scende lì sulla sinistra, il Brahmaputra, che è uno dei fiumi sacri dell'India, e sulla destra avete l'altopiano del Tibet, la più bella lezione di geografia gratis che uno possa mai immaginare. E poi come cambiano le prospettive dal punto di vista e come noi percepiamo le cose. Quella montagna che vedete al centro è l'Everest, e fa sicuramente molta meno impressione vista dall'alto verso il basso che non dal basso verso l'alto. E questo dà l'idea di cosa vuol dire un cambiamento di prospettiva. E questa è una foto presa ovviamente dallo shuttle del nostro pianeta. L'altra cosa che colpisce chiunque ha la possibilità di volare nello spazio è lo sguardo sulla Terra con cui uno ritorna. Perché al giorno d'oggi noi siamo abituati a sentirci dire, e meno male, oggi più di ieri, leggiamo sul giornale, ascoltiamo la radio, vediamo la televisione, concetti tipo inquinamento, siccità, deforestazione, però se non ci pensa sono tutti concetti razionali che dobbiamo metabolizzare col nostro cervello. Poi uno va in orbita e queste cose diventano delle immagini che sono molto più potenti di qualunque parola. Allora, come dicono gli americani, non ci vuole un rocket scientist. Questo qua è il lago Chad, in Chad, per capire che una volta era grande come il perimetro esteriore e adesso si è ridotto in quella pozzanghera che c'è al centro. Quindi siccità diventa un'immagine. Qui uno vede la parte ovest della Cina, si chiama Red Basin, questa qua. Questo che vedete non sono nubi di vapore acqua, ma sono nubi di smog. Lì sotto ci sono centinaia di milioni di persone che bruciano combustibili fossili. Immancabilmente tutti pensano, sì, tanto questa è la Cina, noi siamo diversi. Questa è la pianura padana, in certi giorni dell'anno. E quindi quando uno sorvola, e non è solo limitato a questo, sono tantissime città, Los Angeles, Città del Messico, Bangkok, Kuala Lumpur, Jakarta, Tokyo, dove l'inquinamento si vede a occhio nudo, e questo è incredibile. Oppure quando uno sorvola la foresta amazzonica, vedete qua, deforestazione diventa un'immagine perché gli alberi vengono tagliati con questo particolare schema, con una strada centrale e ramificazioni laterali. Quindi deforestazione diventa un'immagine. E io dico che è impossibile ritornare dallo spazio con un senso di protezione del nostro pianeta inferiore a quando uno è partito.
E quindi uno capisce che la sostenibilità deve essere qualcosa che deve far parte al giorno d'oggi del nostro modo di essere, del nostro modo di agire, qualunque cosa noi facciamo. E non si deve limitare solo a chiudere il rubinetto dell'acqua quando non serve o spegnere la luce quando non serve, ma deve far parte proprio del nostro lavoro. Quando noi progettiamo qualcosa, quando decidiamo di fare qualcosa, dobbiamo pensare sempre alla protezione del nostro pianeta, perché vi posso assicurare, quando noi eravamo in orbita, eravamo in sette all'interno di questa navetta, vi posso assicurare che tutti e sette ce ne prendevamo cura, perché era l'unico mezzo che ci permetteva di sopravvivere nel vuoto del cosmo. Poi uno, quando uno guarda giù, vedo un'altra navetta un po' più grande, non 7 ma 7 miliardi e mezzo al giorno d'oggi, ma anche quella è unica. E secondo me abbiamo proprio il dovere, se non di lasciarla meglio di come l'abbiamo trovata, almeno non peggio di come l'abbiamo trovata. Poi per tutte le belle avventure arriva il momento di rientrare, vedete che ci siamo rimessi il casco e la tuta, abbiamo reinstallato i sedili. E questa è una foto che non si può replicare a terra, è un'altra di quelle cose che uno sperimenta solo in volo. E se mi dicessero, Maurizio, di tutte quelle cose che hai visto o che hai fotografato, cancella tutto e ne puoi ricordare solo una, mi ricorderai di questa qua. Perché questa qua è la foto della coda dello shuttle incandescente durante la fase di rientro. Dicevo prima che per andare in orbita bisogna accelerare da 0 a 28.000 km all'ora. Allora, per rientrare bisogna decelerare da 28.000 km all'ora a poco più di 350 km all'ora, che è la velocità con cui lo shuttle posa le ruote sulla pista. La decelerazione avviene solo per attrito con l'atmosfera, per attrito tra la superficie dello shuttle inferiore e l'atmosfera, gli alti strati dell'atmosfera, che l'aria si surriscalda. Un metro e mezzo davanti al muso dello shuttle sono circa 1600 gradi centigradi. Se non fosse per le piastrelle al silicio che proteggono la struttura dello shuttle è fatta di alluminio, diventerebbe liquido a 600 gradi. E quello che vedete qua, quando uno guarda fuori, è avvolto per circa 10 minuti in una palla di fuoco, solo che invece di vederlo da fuori, la guarda da dentro. Tutta la cabina dello shuttle è avvolta da queste fiamme multicolori, e anche questo è uno spettacolo dinamico, non statico, con multicolori, perché si va dal bianco più intenso al rosso, al viola, al giallo, all'arancione, chi più ne ha più ne metta, che avvolgono il muso, l'intera cabina avanti, poi si separano su due flussi, passano di fianco ai finestrini laterali, si richiudono sotto i finestrini superiori, e poi un flusso unico che impatta la coda dello shuttle, che è fotografata da dentro verso dietro e che diventa incandescente, ma così lo è anche la parte sotto che noi non riusciamo a vedere. E questo è qualcosa di fantastico, quando uno lo vede, e non può essere simulato, non lo vedrà mai in simulazione. Tra l'altro lo si vede con lo sfondo nero dell'universo, perché normalmente si tende a rientrare e ad atterrare in Florida alle prime luci dell'alba, per cui si fa tutto il rientro nella parte notte della Terra, per cui arriva all'alba. Per cui è notte, scuro il cielo, nera la terra, ed è avvolto da queste fiamme fantasmagoriche, che è qualcosa di veramente incredibile. E poi, ovviamente, lo shuttle posa le ruote sulla terra, così come lo vedete qua, si ferma con il paracadute e con i freni sulle ruote, così come un grande aeroplano da trasporto commerciale, e pesa circa 100 tonnellate. Senza motori, una volta che la traiettoria è stata determinata della prima parte di frenata con dei motori apposta, ma che ti permettono solo di cambiare la tua traiettoria, dopodiché da lì puoi fare ben poco. Se hai sbagliato quella manovra, rischi di non centrare il tuo punto d'atterraggio, non di qualche metro o di qualche chilometro, di qualche migliaio di chilometri, tanto per darvi un'idea. Quindi piccolissime variazioni possono avere un effetto incredibile, sì, sulla traiettoria. Per andare a Parigi non sarebbe di meglio. Sì, sarebbe carino. Esattamente. Comunque dobbiamo fare un applauso. Perché... Grazie. Come spiega Maurizio, una missione, un po' come se fosse una cosa così semplice, non è per niente semplice. Tutto quello che ha fatto alla NASA non è stato semplice,
insomma, si è dovuto guadagnare il posto, sgomitare, perché lì c'è gente brava, sì. I più bravi del mondo arrivano lì. Quando parlavi della selezione, la prima selezione del 2005, 59 persone vennero selezionate, e di questi 59 super piloti, super tecnici, solamente 6 arrivarono alla NASA. Quindi immaginate quante persone all'epoca, infatti fu una grandissima sorpresa che poi, proveniente dall'aeronautica, i tuoi colleghi dicevano: ma dove vai? Esatto. Resta qui, sei un pilota di caccia, hai una carriera pazzesca. E tu invece hai voluto anche lì ricominciare. Adesso penso che ci racconterai l'altra parte, quella sì. Che cosa succede dopo. Diciamo che, come forse avrete capito, io sono sempre stato attratto da qualcosa di nuovo, perché è un po' il sale della vita, è quello che vi dà la spinta ogni giorno per fare qualcosa di diverso. Avevo detto prima in precedenza che con l'addestramento che avevo ricevuto avrei potuto rivolare più volte, come hanno fatto altri miei compagni di corso, di classe, però subito dopo che ho volato ho ricevuto una telefonata e mi hanno detto: vorresti venire a fare il pilota collaudatore dell'Eurofighter? Ci ho pensato un po', e l'Eurofighter era un aeroplano nuovo dall'inizio in quel momento. Normalmente un programma aeronautico al giorno d'oggi dura circa 35 anni, 30, 35 anni, 40, dipende. E per un pilota collaudatore trovarsi in fase con la propria maturità professionale, con un progetto nuovo dall'inizio, è come vincere al Super Enalotto, è un caso della vita, un po' come volare nello spazio. E quindi per me, tra l'attrazione di rifare, diciamo, un'esperienza bellissima, ma che già avevo vissuto in parte, e fare invece qualcosa di nuovo che mi desse la prova, ci ho pensato un po' e ho deciso di non tanto di tornare a fare il pilota collaudatore. Sono diventato pilota collaudatore per la ditta che costruiva questo velivolo, e da allora, poco dopo, mi sono ritrovato su qui. Vabbè, ovviamente non tutti i voli sono così. Questo qua è, sarebbe no, troppo bello. Hai toccato 7G abbondanti. No, dopo 8 e 2. 8 e 2, sì. 8 e 2, non è neanche, non riusciamo a spiegarlo. 8 e 2, pensate, 8 volte punto il proprio peso, il vostro peso. Quindi vuol dire che non riesci. Lui parlava mentre faceva questo e non ho mai capito come facesse, perché è impossibile parlare. Ma già a 3G non riesci. Cioè. E io sono, diciamo, non tutti i voli sono così. L'attività di un pilota collaudatore è quella di mettere a punto un velivolo. Diciamo, il pilota collaudatore lavora all'interno di un'azienda aeronautica, a stretto contatto con gli ingegneri che hanno progettato l'aeroplano, poi in base alla propria esperienza operativa, in base alla propria sensibilità, in base alla propria preparazione tecnica, volo dopo volo, un po' come accade per una macchina che appena esce si va a 50 km all'ora, il giorno dopo, se tutto è andato bene, si va a 55, a 100 e così fino al limite operativo del velivolo, in modo da poter delimitare qual è, come si dice in gergo, l'inviluppo operativo del velivolo, per poterlo poi determinare sul manuale di volo, in modo tale che il pilota operativo dell'aeronautica militare, in questo caso qua, sa esattamente qual è diciamo, l'inviluppo entro il quale manovrare in sicurezza il velivolo. Però per fare questo bisogna, molte volte si va un po' oltre il limite ammesso, proprio per esplorare che cosa è proprio accade. Quello che volevo dire. Tu però non volavi entro il limite,
Voli sempre al limite e qualche volta vai di proposito, ovviamente con cognizione cosa di causa. Cosa che è vietato ai piloti normali dell'aeronautica, perché non possono fare quello che fa un test pilot. No. Ed ecco perché a volte succede anche, purtroppo ci sono degli incidenti, perché si perde quella linea sottile tra quello che può fare l'aereo e quello che non potrà mai fare, per esempio riattaccare quando sei pancia sull'acqua. Esatto. E purtroppo a volte capita, ma non perché il pilota non sia preparato, proprio perché l'aereo ha dei limiti. No, e poi fa parte degli ali anche del mestiere, perché comunque è una macchina sofisticata, ma a bordo c'è sempre un uomo che con i suoi punti di forza, con le proprie debolezze. E dicevo, il pilota collaudatore porta al limite, quindi vola quasi sempre al limite del velivolo, e per poter trovare quello che non va, perché c'è sempre qualcosa che non va. Che è quindi anche una sfida intellettuale, uno sale a bordo di un mezzo meccanico e lo scopo è trovare quello che non funziona, non quello che funziona. E poi c'è tutto un quando si scende da un volo di questo tipo, voi avete visto prima, abbiamo parlato dell'equipaggio e tutto il resto, quando si vola, sono venuto da caccia, molti mi dicono, ma hai parlato del lavoro di squadra, tutto il resto, poi guardo questo aeroplano, sei da solo lì sopra. Ma vi posso assicurare che per una persona che sta da sola lì sopra c'è a terra un insieme di persone, di tecnici in contatto con il velivolo che hanno poco da invidiare con le dovute differenze di scala da mission control di una missione spaziale. Ed è questo continuo scambio tra chi sta a terra e chi sta in volo, perché mettere a punto, non so se riesco a rendere bene l'idea, ma mettere a punto un velivolo diciamo di questa classe è mettere insieme la sensibilità del pilota, quello che gli inglesi chiamano seat of the pants, volare col sedere, tanto per capirci, quindi una sensibilità fisica, uno sente come funziona, un po' come un pilota da macchina in Formula 1 sente che la macchina a un certo punto in curva derapa, quindi con la propria sensibilità, con delle cognizioni tecniche, poi deve cercare di tradurre questa sensazione fisica in un linguaggio tecnico, perché l'ingegnere capisce solo il linguaggio tecnico. Ed è un continuo scambio. Per mettere appunto, dicevo, un velivolo di questo tipo, molte volte è il pilota che fa un punto prova, sente a feeling quasi che c'è qualcosa che non va, o vede un comportamento del velivolo, c'è qualcosa che non va, si ritorna a terra e si cerca dai dati tecnici qual è la spiegazione di questa sensazione del pilota, se c'è una spiegazione. E molte volte invece sembra che tutto vada bene a bordo e c'è qualcuno a terra invece che nota che ci sono alcuni parametri che non corrispondono e che non sono esattamente come devono essere. Quindi c'è proprio questo scambio continuo tra pilota e ingegneri che stanno a terra per cercare di portare in maniera più sicura possibile mettere a punto l'attività per svolgere l'attività di messa a punto di un velivolo di questo tipo. E questo devo dire che il pilota deve avere anche una grande credibilità quando parla con l'ingegnere, perché normalmente non è il capo degli ingegneri, cioè molte volte deve suggerire delle modifiche. E per chi è nel mondo del lavoro oggi sa che quando bisogna cambiare qualcosa dicono subito due cose: hanno un impatto sui tempi e un impatto sui costi, e non vorrebbero, e nessuno vorrebbe cambiare niente. Sei tu che devi convincerli con la tua con i tuoi dati, con la tua capacità di spiegare cosa non funziona, per la necessità e il perché bisogna cambiare qualcosa. E questo poi impatto sulle vite. Eh sì, perché poi questo è il caccia europeo di punta. Quindi... Ovviamente queste sono foto prese durante un'esibizione a un grande air show internazionale, come quello di Parigi. Sì. E poi dopo sfidi anche Schumacher. Dove il pilota deve cercare di mettere in luce in pochissimo tempo il massimo delle caratteristiche del velivolo, perché c'è un grande pubblico tecnico che ti guarda e certe volte può determinare la vendita o meno di un velivolo di questo genere. Poi dopo 15 anni da pilota collaudatore, sempre per qualcun altro, un giorno ho deciso di fare una pazzia, perché in Italia è una pazzia, ho deciso di mettermi da solo e di aprire un'attività imprenditoriale, e oggi costruisco aeroplani in fibra di carbonio, ho aeroplani da turismo, che chiamano di bordo, volo sportivo e leggero, e
Ho una piccola azienda vicino a Torino, dove siamo in 7, si vede che 7 è il mio numero magico, eravamo 7 sullo shuttle, 7 in questa azienda, e siamo in grado di passare da un foglio bianco all'aeroplano volante da soli, facendo tutte le tappe intermedie, quindi partendo dal disegno concettuale al disegno finale, alla progettazione, al calcolo, alla costruzione dei pezzi, dei modelli e dei pezzi, all'assemblaggio e poi alle prove di volo e fino Chissà chi è alla il messa in test volo. pilot di questa Diciamo che aerea. sono un po' fortunati che Sì, ce l'hanno in perché non casa. hai i costi Esattamente. lo testi da solo. Proprio così. E quindi oggi mi dedico a questo ed è un'attività. Molti domandano, cioè, dopo che uno ha volato nello spazio, come fa a trovare una soddisfazione, a fare altro? Perché sicuramente è un'attività adrenalinica, ma tutti noi, chi più chi meno, ma nel proprio ambito, ha sicuramente raggiunto un obiettivo che si era prefisso da ragazzo e che l'ha soddisfatto. Per me è il senso, diciamo, della novità, di seguire la mia passione per il volo e cercare di applicare qualcosa che ho appreso nel corso di un'esperienza, utilizzarlo e applicarlo in un'altra esperienza facendo qualcosa di nuovo e di diverso. Ovviamente non è la stessa sensazione fisica volare su un aeroplano così rispetto allo shuttle o anche solo a un caccia, ma il pensiero che siamo in grado da soli di pensare a qualcosa e poi realizzarlo, per me è una grande soddisfazione. Cioè non è solo volare qualcosa che ha pensato un altro, ma è volare quello che abbiamo pensato noi un giorno seduti a un tavolino, come costruiamo questo velivolo, come lo facciamo così, 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 perché, per come, e poi dopo un paio d'anni arriviamo al disegno finale. Per me questo è veramente rewarding, come dicono gli americani. E poi, ovviamente, quando si parla di progetti così, molti mi domandano, ma quando ci sono esperienze di questo tipo, progetti così complessi, qual è il segreto? Bisogna guardare alle cose grandi, alle cose importanti o ai dettagli? Io dico sempre che i dettagli a volte fanno la E ti differenza, salvano la vita. sono estremamente importanti, ti salvano la vita, come è accaduto, a questi astronauti sulla Luna. I dettagli sono estremamente importanti. E poi ormai ci avviciniamo alla fine di questa serata, vi volevo comunque lasciare con un filmato che è un collage di diversi filmati di cosa vuol dire volare attorno alla Terra è accelerato, ma vi fa vedere quanto è bello il nostro pianeta e quanto emozionante sia vederlo. Sia nella parte giorno che nella parte notte. Poi se qualcuno ha qualche domanda, sarò ben felice di rispondere. Mi emoziona.
Che dire, grazie Maurizio. Da adesso anche noi seguiremo i due consigli e non daremo segnale. Grazie davvero. Vabbè, poi come avete visto, ho scritto un libro su questa mia esperienza. Non è un libro che è solo sullo spazio, ma parla anche di spazio, perché come avete immaginato è stato un capitolo molto importante della mia vita, ma è un libro che parla soprattutto di passione, di seguire il proprio istinto. E ho iniziato parlando di passione per il volo. Un giorno ho cercato di trovare la definizione giusta, una definizione di passione in cui mi ci potevo ritrovare. Sono stato sullo Zingarelli e non ne ho trovata una. Allora me ne sono creata una per conto mio, che invece in cui mi ci ritrovo. Per me passione è mettere insieme lo stomaco con il cervello, perché lo stomaco ti dà la direzione verso la quale tu sei naturalmente portato. Il cervello ti aiuta per prendere quelle decisioni in momenti topici della tua vita che ti permettono di realizzare gli obiettivi che ti sei posto. Quindi ho voluto scrivere un libro in cui si parla di seguire il proprio istinto, la propria passione. Per me la passione è stata legata al volo, sempre, ma ognuno deve trovare dentro di sé le cose che sente che sono importanti per lui per fare, e non ci sono professioni più alte o più basse. L'importante è sentirsi realizzati in quello che uno fa ogni giorno o che si dà come obiettivo e come sogno. O come dici tu, essere piloti della propria vita. Esatto, essere Grazie. Piloti della propria vita. Grazie. Esattamente. Grazie mille. Se ci sono domande, dire che vi avvicinate, adesso do il microfono a qualcuno, facciamo non sentiamo. Prego. Grazie, innanzitutto, grazie. Innanzitutto si chiude fresca fresca, perché ho mandato su un monovettore con un motore 4500 km, è coerente o è una piccola? Onestamente non sono in grado di rispondere perché... Sì, però onestamente non, anch'io leggo il giornale, leggo solo quello che scrivono, quindi a volte saranno notizie vere, altre volte non, onestamente non lo so. Per arrivare a 300 km servono 5 motori, non so, se non sarà stato anche più leggero comunque. Sì. Altre domande? Una domanda? Non avete paura? È stata esaustiva, appunto, da tutto. Beh, c'è quella che tutti vorrebbero fare, che nessuno fa, che è quella di come si va in bagno, ma comunque. Stefano. Dei vari momenti che ha passato nello spazio, anche come pilota d'autore, eccetera, sicuramente si fa tutto cercando la massima sicurezza e le massime prove, eccetera. Ci sono stati dei momenti, diciamo, di paura, sì, beh, ci sono stati uno sullo shuttle, praticamente tra 3 secondi prima dell'accensione dei motori, prima del lift off, e 15 secondi dopo, dopo il lift off, perché abbiamo visto delle indicazioni che con quelle indicazioni, uno, i tecnici spergiuravano che una cosa del genere non poteva accadere, e nel caso fosse eventualmente accaduta non ci saremmo neanche dovuti trovare in volo, perché c'era un sistema automatico di spegnimento dei motori che impediva il decollo. Beh, noi con quelle indicazioni, cioè con un motore che non era al massimo, eravamo per aria.
E questo ha sorpreso tutti, però per dirvi come l'abitudine a ci si può addestrare ad affrontare in maniera razionale anche gli imprevisti, che è alla base dell'addestramento di un astronauta o di un pilota. Non si fa altro che vedere, essere esposti a cose che non funzionano. Tutta la tua vita vedi solo cose che non funzionano, è la base dell'addestramento. E non ti fanno mai vedere le cose che funzionano. Però facendo così tu ti rendi conto che sviluppi delle capacità di interagire con la macchina e di influenzare, diciamo, i sistemi che sono davanti a te, e poi rispondere a situazioni via via sempre più complesse, perché il tuo cervello si libera, agisce molto più velocemente, quindi anche quando c'hai situazioni impreviste, come in questo caso qua, non ci siamo fatti prendere dalla paura, ma abbiamo cercato di capire, ok, vai a vedere questa indicazione, guarda quell'altra, vedi questo, e abbiamo scoperto che era una falsa indicazione, prima ancora di mission control. E quindi questo è sicuramente sorprendente. E poi con l'aeroplano, almeno un paio di volte, una con un 104, una volta durante un volo prova, in cui mi sono ritrovato completamente in perdita di controllo, non so neanche io perché, se lo sbaglio era mio, se era dovuto a malfunzionamento di un sistema di stabilizzazione del velivolo. Fatto sta che in quel momento ha cominciato la terra e il cielo ha cominciato a girare sopra sotto, e ho pensato seriamente in quel momento: oggi mi devo iettare, cioè usare il sedile iettabile per uscire e perdere il velivolo. E poi ho fatto una manovra istintiva che non è scritta sul manuale, non so neanche io perché, ma nel momento in cui l'ho fatta ho sentito l'aeroplano che si è stabilizzato, sono uscito e non ho perso il velivolo. Certe volte usciamo da situazioni o in maniera razionale o quando tutto sembra perduto, a volte anche con l'istinto. E poi dopo, ragionandoci sopra, ho scoperto che avevo fatto in effetti la manovra giusta, ma non perché fosse scritta, ma perché quella manovra permetteva di ristabilizzarlo anche se non era scritta da nessuna parte. La domanda può sembrare anche banale, ma come si coniuga questa esperienza al massimo della tecnologia con l'anima dell'uomo? Cioè, voi vi siete trovati a riflettere mentre eravate immersi, diciamo, in questo Sì, è vero, assolutamente. E come dicevo prima, volare nello spazio è un qualcosa che uno vive con tutti i propri sensi, anche in maniera fisica. Lo descrivo sempre come volare al quadrato, perché non si vola solo con un mezzo meccanico, ma si vola anche con il proprio corpo all'interno del mezzo meccanico, quindi ci si libera così. E poi ovviamente quello che colpisce è quando si ha modo di vedere la Terra così, e soprattutto la profondità dell'universo. Ed è chiaro che uno si domanda da dove uno viene o dove uno sta andando. Però quello che è incredibile è che uno parte, io ovviamente prima estremizzavo, era solo per fare un esempio, che pensavo che Zocca fosse il centro del mondo, ma neppure la Terra è il centro del mondo, perché basta allontanarsi di 400 chilometri, e dicevo prima non sono così tanti, si vedono le città, si vedono i manufatti dell'uomo, ma non si vedono più le persone, cioè sembra un pianeta disabitato se uno lo guarda a occhio nudo, e questo relativizza subito tutto. E io onestamente quindi non penso, ma non perché abbia, perché molti mi dicono hai sicuramente delle informazioni interne, no, non ho informazioni interne, è solo per me è una constatazione. Io credo che ci sia altra vita nell'universo, ci sono circa
100 miliardi di stelle, più o meno come il Sole, nella nostra galassia, e 100 miliardi di galassie. Poi se poi pensiamo anche allo sfasamento nel tempo, non è mica detto che ci siano oggi, forse ci saranno ieri o ci saranno domani. Tra l'altro hanno scoperto non troppo tempo fa che sull'esterno della stazione spaziale ci sono delle spore, degli elementi diciamo, di vita primitivo, quindi non credo che al marziano, all'omino verde con l'occhio di Polifemo, ma ci sono delle spore, cioè, quindi elementi di vita primitivi che sopravvivono all'esterno della stazione spaziale, quindi nel vuoto assoluto, a escursioni di temperatura da più 100 a meno 100 per circa 15 giorni. Quindi quello che noi pensiamo che sia condizioni dove la vita non si possa riprodurre o sopravvivere, non è così. Noi siamo abituati a confrontarci e a misurare tutto col nostro metro, che non necessariamente è quello di altri. Quindi io penso che non siamo soli, è solo questione di tempo. Tra l'altro, se uno legge il giornale, adesso con i mezzi sempre più potenti che ci sono, di canottiali o di telescopi anche spaziali basati nello spazio, ogni giorno si scopre qualche pianeta nuovo potenzialmente, no? Sul quale potenzialmente potrebbe esserci la vita. Quindi è solo questione di aspettare un po' e non siamo ancora entrati in contatto. Ma lo spazio, l'universo è molto grande quando lo misura la dimensione nostra, per cui sì, quando uno ci pensa è impressionante, quindi certo che uno fa riflettere. Prego. Prego. Buonasera, grazie per la testimonianza. Volevo chiedere una cosa. Io sono interessato all'aspetto motivazionale, cioè al fatto, quando parlavamo dell'esperienza della NASA, sì, che di tutta la difficoltà nell'entrare all'interno di questo gruppo di astronauti, e poi il fatto che anni magari non spera di partecipare alla missione, ma non sa se la fine ci riuscirà o no. Sì. Quindi volevo capire come ha fatto mantenere la forza di volontà in generale in questa situazione, perché sia una cosa peculiare dei piloti in generale, no? Sì, non è solo peculiare dei piloti, ma è molto determinata da quanto tu vuoi raggiungere il tuo obiettivo e quanto alla fine sei disposto a pagare, no? Ovviamente non in termini di soldi, sarebbe troppo facile, però è tutto quello legato alla passione, che è il tuo fattore motivante. Io dico sempre che tutti noi abbiamo degli obiettivi nella vita che per noi sono esaltanti. Sicuramente lo era per me pensare, prima di volare, che un giorno forse avrei volato nello spazio. Il problema è che il volo nello spazio stava laggiù in fondo e tu devi andare a lavorare ogni giorno. E non è detto che perché il tuo obiettivo è esaltante che tutte le attività che fai sono esaltanti. Anzi, ci sono tantissime attività nella vita di un astronauta che se io avessi potuto farne a meno avrei firmato subito, perché sono noiose, ripetitive, a orari impossibili. E allora secondo me la passione è quell'elemento che fa sì che traduce la motivazione legata al tuo obiettivo in pillole che prendi tutti i giorni, perché dobbiamo andare a lavorare ogni giorno. Ma capisci anche che la tua attività di ogni giorno è alla fine necessaria per raggiungere il tuo obiettivo, perché è la tua preparazione. È un po' quello che capita certe volte quando noi ci ritroviamo e vogliamo fare una cosa, ci ritroviamo a studiare delle altre cose e riteniamo no, queste cose non sono utili per questo, perché ormai misuriamo tutto in termini di utilità spicciola, ma tu non saprai mai quando verranno utili quelle cose lì. Forse andrà bene quelle cose lì saranno quelle che faranno sì che durante una selezione da astronauta dove ci sono tante persone competenti, le persone quando decidono di scegliere qualcuno scelgono qualcuno in base agli elementi che ti differenziano rispetto ad altri, non agli elementi in comune. Quando io, per esempio, per farti un esempio, quando ho iniziato la selezione, ovviamente non ero l'unico pilota, c'erano anche altri piloti e mi sono fatto la domanda: ma come fanno a stabilire, a prendere me non lui o prendere lui non me? Mica ci possono mettere su un aeroplano e gli dimostriamo quanto siamo bravi. Quindi uno quando partecipa a un concorso, cerca di fare qualcosa, si trova in competizione con altre persone, io do quasi per scontato
che la base tecnica sia comune a tutti, ma poi cos'è che fa sì che uno sceglie te e non un altro? Che cosa hai dimostrato tu rispetto a un altro? Allora io quando mi sono fatto questa domanda mi sono detto, sicuramente devo far vedere che mi interesso, non solo far vedere, anche che ti interessa, che hai cognizioni e qualche cosa. Quindi sono ritornato all'università, mi sono iscritto a fisica e ho imparato qualcosa e alla fine penso che sia stato uno di quegli elementi che hanno fatto sì che di fronte a un pilota che faceva solo il pilota e un pilota che faceva il pilota, ma che almeno che dimostrava di interessarsi anche di altre cose, la capacità di agire su piani diversi sia quello che ti differenzia e quello che fa sì che un giorno scelgano te e non un altro. È una bella lezione. Ma non è una cosa facile, sono d'accordo, ma la forza uno la deve trovare dentro di sé, non può sperare di trovarla in altri che te la danno o in qualcosa che uno può prendere, sentire dentro di te quanta voglia tu hai di raggiungere un obiettivo e quanto sei disposto anche a rinunciare. Perché a questo proposito, poi non voglio trattenere oltremodo le persone, però può essere una cosa sintomatica. E dicevo, quando c'è stata questa selezione a cui ho partecipato, io ero al reparto sperimentale di volo dell'aeronautica militare, eravamo 15 piloti, ma già tutti selezionati, non solo come pilota militare, ma anche come pilota collaudatore, avevamo fatto un concorso speciale all'interno per essere selezionati. Io ho pensato, uno vuol farla, cioè, c'è la possibilità di fare un corso astronauta, a tutti noi piaceva volare ovviamente, e mi sarei aspettato che tutti avrebbero fatto domanda, invece abbiamo fatto domanda in quattro, perché se uno poi ci pensa, quando poi ci ho ripensato, e questo l'ho anche scritto sul libro, se tu stavi lì, avevi più o meno la tua carriera tracciata, non dovevi fare chissà che cosa, forse non tutti sarebbero diventati capi di stato maggiore dell'aeronautica, ma sicuramente avevi una tua traiettoria che ti portava da qualche parte. E la capacità di accettare di rimettersi in gioco, perché non fossi riuscito, non sarei stato più il pilota collaudatore che durante il corso da pilota collaudatore aveva vinto il premio X o Y, ma sarei stato quello che aveva tentato di fare l'astronauta e non c'era riuscito. Però questo è un prezzo da pagare quando tu vuoi fare qualcosa. Allora sei disposto anche a rischiare, di accettare il rischio, perché tutti, oggi al giorno d'oggi c'è molto di moda questa cosa di dire bisogna osare, bisogna fare qualcosa, ma nella parola osare implicitamente c'è anche la parola fallimento. E quindi secondo me quando uno fa qualcosa, ed è qui che devi trovare la spinta, secondo me, dentro di te, perché sei solo tu che conosci quanto sei disposto a pagare in questi termini per cercare di raggiungere qualcosa che per te è il tuo obiettivo. Certo. Grazie. Ci sono altre domande? Investire in se stessi. Investire in se stessi, sì. Buonasera a tutti. Grazie moltissimo. Una domanda che si riallaccia un po' a proprio a questo finale e tutto sommato anche al titolo del suo libro. Ci sono degli istanti nel momento di tutte le persone che determinano, possono determinare anche grandi cose. Capita a tutti noi, nella quotidianità, di trovarsi nella situazione o di non avere tempo per finire una determinata serie di procedure, perché stanno in ambito in termini, come lei ci ha parlato stasera, oppure diciamo, di perdere il treno, come dire. Oppure quella di accettare lo scadere del tempo e quindi dare la risposta in un certo senso. Ovvero, in questa situazione, la sua esperienza, cosa suggerisci di fare? Non so che lei non un consiglio di vita, ma non sono un coach io. È quella di, si spera che ci sia dall'altro tempo una risposta, quindi completa le due procedure, arriva alla fine e poi presenta la risposta, oppure a un certo punto butta, perché ad aspettare sarà troppo tardi. Allora, innanzitutto il tempo è la risorsa più importante che noi abbiamo nella nostra vita. E sprecarlo è veramente un grande danno per noi,
Per cui l'impiego del tempo di quello che noi facciamo è assolutamente importante. E per tornare al discorso della preparazione, diciamo, c'è questo proverbio in cui io mi ci ritrovo assolutamente, che dice che la fortuna non esiste, ma il matrimonio tra la preparazione e l'opportunità. Allora, sull'opportunità uno può anche stimolarla, però quello fa parte dell'alea della vita, può arrivare o può non arrivare, il famoso treno, che cioè, quell'altro diceva, passa il treno una sola volta, ditemi a quale fermata si ferma, che non lo trovo mai. E, quindi cioè, l'opportunità è legata all'alea della vita, uno può cercare di stimolarla, però può passare o non passare. Sulla preparazione invece noi ci possiamo lavorare. E allora mi sono sempre detto che è meglio, o per me sarebbe stato meglio, essere preparato e non avere l'occasione, che non avere l'occasione e scoprire che non sei preparato per coglierla. Perché allora sì che hai dei grossi rimpianti. L'altro avrai qualche rimpianto, però questa è anche la vita. E il fatto di arrivare e fermarsi a metà non è mai stato nel mio carattere. Io ho sempre cercato di finire quello che uno comincia, perché c'è sempre questa abitudine di cominciare qualcosa e non finire mai. Invece il completare le cose, un po' per me, è sempre stato, anche quando forse vedevo che non avrebbero potuto terminare o qualche cosa, però non sono mai uno che ha lasciato le cose a metà. Ma sono fatto così, io non è un consiglio, diciamo, però in alcuni casi della mia vita mi è servito. Bene, direi grazie a Maurizio Cheli. Qualche lezione di vita, insomma, no, non mi permetterei mai. I giovani possono prendere così spunto nell'impegnarsi per il futuro. Io ti ringrazio a nome di Eclipse che ha organizzato l'evento, li vedo lontani, sono nascosti gli organizzatori. Il teatro è bellissimo, ovviamente è grandissimo il teatro, questo... e forse il fatto di essere giovedì, però. Penso sempre che è un peccato per quelli che non sono venuti stasera, perché si sono persi una bella lezione. Grazie a tutti. Grazie mille.